Ben ritrovati all'appuntamento di Link che torna il mercoledì a farvi compagnia. Mi viene da dire non di sola politica vive l'uomo, perché in queste ultime settimane ci siamo occupati di politica, di schieramenti politici, di elezioni eh, che sono alle porte a giugno. Ma insomma ci prendiamo una pausa anche noi, perché questa sera in realtà vi portiamo in territori inesplorati, potremmo dire così, o forse esplorati solo dagli esperti e che magari eh, molti di noi non conoscono e quindi sono assolutamente eh, nuovi. Dove vi portiamo? Vi portiamo a conoscere un po' meglio quell'Umbria sotterranea noi l'abbiamo chiamata perché magari è sottoterra non ancora scavata o perché magari è effettivamente fisicamente proprio sottoterra eh, che negli ultimi tempi ha fatto parlare di sé e allora vado a presentarvi i nostri ospiti che ringrazio per essere qui parto eh, da Laura Cerri archeologa che oggi è arrivata qui da noi direttamente da Pesaro, credo, vero? Laura, sì, sì. Eh, benvenuta dottoressa, benvenuta a Dilaria Venanzoni che è la direttrice del Teatro Romano di Gubbio. Buonasera, Buonasera. ha fatto un passo più vicino per arrivare sì. da noi rispetto a Laura fatto un bel po' di strada, insomma, e anche con qualche difficoltà di viabilità quest'oggi, ahimè, Roberto Nini, che è il presidente dell'Associazione Subterranea e che arriva da Narni. Esatto. Buonasera, Buonasera e ben trovato. Ma non sono solo loro, coloro che ci faranno scoprire eh, cose che davvero per molti di noi sono assolutamente sconosciute, eh, perché andiamo anche fisicamente eh, sottoterra con... Ludovica Cacciamani, che la vediamo come dire in compagnia, eh, certamente piacevole. Sullo sfondo, ha tanta compagnia, magari non vivi, sono un po' meno eh, chiacchieroni sono... di noi. Dove sei, Ludovica? Sono ospiti silenziosi, siamo in compagnia di ospiti silenziosi. Buonasera, Cinzia, ben trovata a te, a tutti i tuoi ospiti e telespettatori. Noi oggi vi portiamo alla scoperta dell'ipogeo dei volumi di Perugia e siamo in compagnia della dottoressa Mariangela Turchetti, che è direttrice responsabile dell'ipogeo ma anche della eh, Necropoli Palazzone. Buonasera e bentrovata. Buonasera, grazie di questa vostra presenza e dell'opportunità di raccontare a un più vasto pubblico questo luogo eccezionale che come giustamente avete ricordato si compone di una necropoli oltre 200 tombe, la necropoli del palazzone appunto, ma di una in particolare, che è quella più rinomata, più famosa per importanza anche storica, che è l'ipogeo dei volumni, cioè l'ipogeo appartenente alla famiglia etrusca dei velimna. E tra poco capiremo chi sono, dottoressa. Intanto, Cinzia, ti restituisco la linea. Allora, c'è già eh, di che essere curiosi da, questo, eh, da queste immagini, però insomma, proviamo un pezzino alla volta a eh, raccontare eh, che cosa, eh, cosa lo Stato, perché nel caso dell'Ipogeo dei Volumi e nel caso del Teatro Romano parliamo di siti archeologici statali e cosa anche però la grande passione di volontari e di cittadini come quella per esempio di Narni Sotterranea eh, ha permesso di scoprire, di visitare e anche di valorizzare. Io parto con eh, la dottoressa Venanzoni che eh, è la direttrice del Teatro Romano di Gubbio perché insomma negli ultimi mesi è stato Data, è stata data alla stampa questa bella notizia, almeno per gli appassionati così è, eh, di un parco del teatro romano che eh, è foriero davvero di eh, sorprese, noi sino ad oggi il teatro romano di Gubbio lo conosciamo nella sua veste, questo bellissimo teatro immerso in un grande prato verde ma sotto quel prato c'è qualcosa di più, vero? Sì, eh, il Teatro Romano è stato al centro di alcuni finanziamenti appunto, statali come giustamente ricordavi, e uno dei quali è stato speso solo in parte finora, in realtà un finanziamento destinato a un ampliamento alla fruzione pubblica eh, dell'area della Guastuglia dove abbiamo già dei mosaici aperti al pubblico e quest'area eh, sarà ulteriormente valorizzata grazie a questo finanziamento, ma eh, diciamo una parte di queste risorse sono state destinate proprio a come dire, un miglioramento della conoscenza. Eh, del teatro romano perché come mi capita di dire quando accompagno insomma turisti, i gruppi eh, oggi abbiamo un'immagine un po' falsata di questo teatro che seppur bellissimo noi vediamo spuntare quasi come un fungo in mezzo a un prato come se non realtà, ci fosse nulla esatto, lo vediamo così stagliarsi un po' isolato ma in realtà eh, diciamo eh, all'epoca dei romani non era così naturalmente era circondato da una città che oggi, eh, di, di cui oggi abbiamo perso la percezione quindi la volontà era proprio quella di provare a ricostruire eh, quella che era il tessuto urbano della gubbio romana che è stato intravisto in parte diciamo, grazie a rinvenimenti fortuiti in certi casi grazie a scavi di ricerca dell'università di perugia in particolare in altri casi ma comunque visto in modo non completo quindi diciamo questo è stato eh, lo scopo eh, dell'utilizzo di queste risorse era proprio quello cioè arrivare a una conoscenza migliore con risorse diciamo, contenute quindi perché lo scavo ovviamente av avrebbe comportato molte più era risorse. era il finanziamento dottoressa? Il finanziamento complessivamente ammonta a 320.000 euro, eh, di cui non tutti i 320.000 euro sono stati utilizzati per il georadar questo, e la magnetometria vorrei specificarlo, quindi una parte molto più eh, contenuta è stata utilizzata appunto per la contestualizzazione proprio della città, cioè il ragionamento è stato questo, andiamo ad aprire una parte eh, al pubblico, una parte ulteriore della città romana, ma se non abbiamo poi come dire, un contesto organico non sappiamo dire poi alle persone... In che punto della città ci troviamo? Ma forse nel forse foro, sì, forse, forse in questa sì, parte, o in un'altra. Allora, Quindi, tra poco ci po racconta sport. che cosa abbiamo scoperto, ma intanto vado da Laura Cerri, che credo abbia proprio operato tecnicamente. Allora, che tecniche abbiamo utilizzato di ricerca? Perché... Insomma, noi abbiamo ancora l'immagine dell'archeologo che con eh, il, la paletta, il pennello, c'è anche quello, certo. insomma, assolutamente va a fare lo scavo, ma prima di quello, prima di arrivare a quello, oggi c'è tutta una tecnologia modernissima a supporto di voi archeologi. Come avete operato al Teatro Romano? Certamente, abbiamo eseguito delle prospezioni geofisiche, quindi vuol dire che sono delle indagini non invasive e non distruttive, contrariamente invece a quanto Quindi accade, non avete scavato. Non abbiamo scavato nulla, non abbiamo toccato terra, tranne che con i piedi per per camminare appunto nelle zone che abbiamo indagato. Abbiamo fatto in estensione un'indagine magnetica, quindi utilizzando un magnetometro in configurazione gradiometrica Facendo dei, dei focus, quindi delle aree più piccole con Georadar per avere un riscontro dei dati magnetici, ma aver, per avere anche ulteriori dati. Diciamo questi strumenti che cosa captano? Una diversa temperatura? Qual è la filosofia? Come, come lavorano? <ride> sì, certo, allora, il metodo magnetico misura le anomalie del campo magnetico terrestre. Questo vuol dire che quando nel sottosuolo ci sono strutture archeologiche, eh, strade, fossati, muri, ma non solo archeologiche, strutture anche moderne. Perché ovviamente. Lo strumento riesce ad individuare qualsiasi tipo di, eh, di evidenza che è nel, nel sottosuolo. Poi dopo ovviamente sta all'archeologo riuscire a capire cosa può essere archeologico e cosa no, e quindi attraverso queste variazioni del campo magnetico terrestre lo strumento ci restituisce una planimetria che è una sorta di radiografia, diciamo così, del terreno per cui noi riusciamo a vedere tutto quello che si nasconde nel terreno. Il georadar invece misura attraverso delle, delle, degli impulsi elettromagnetici che vengono appunto eh, immessi nel, nel terreno dallo strumento, attraverso tutto un procedimento di, 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 di captazione delle onde, di ricezione delle onde, eh, anche questo restituisce dei radargrammi, quindi delle sezioni verticali del terreno, attraverso le quali poi si possono ricostruire anche delle planimetrie proprio alle diverse profondità, perché a differenza del metodo magnetico il georadar può arrivare molto in profondità. Poi chiaramente la profondità dipende dalle caratteristiche del terreno certo. e delle strutture, quindi ci restituisce delle planimetrie, delle strutture alle diverse profondità e quindi riusciamo a capire bene o male anche dove si collocano proprio precisamente nello spazio ecco, le strutture. Eh, ora, se la regia ha anche alcune mappe che eh, le archeologhe ci hanno portato quest'oggi, noi a che profondità nell'area del teatro romano abbiamo trovato? qualcosa di interessante. Dunque le strutture nell'area del teatro e in generale in tutte le zone che abbiamo indagato sono abbastanza superficiali, quindi parliamo nell'ordine circa del 50 cm 60 cm di, di profondità. Alcune sono anche più superficiali, tant'è vero che nel parco del teatro, proprio in alcuni punti si cammina e si percepiscono proprio le creste murarie, quindi le sommità delle, delle murature. Certo. Dottoressa, qui la regia ci sta presentando. No, torniamo a quella di prima che era eh, molto interessante. Allora, per noi questa è, è praticamente almeno per me, è <ride> arabo, arabo eh, nel senso che la vedo così e vedo l'area. Chiara lo dico per i nostri telespettatori che come me eh, sicuramente non sono informati. Si vede chiaramente il teatro e poi intorno vediamo questa cosa grigia che, eh, che cos'è? Ce lo dica lei, Laura? <ride> Quello è proprio il dato restituito dallo strumento, il magnetogramma, chiamiamolo così e quindi dove vediamo con le varie tonalità di grigio, quindi che vanno dal, dal bianco al, al nero, passando appunto per le varie gradazioni di grigio, eh, le varie anomalie, le varie anomalie che stanno nel terreno e che sono appunto da mettere in relazione con la presenza di strutture archeologiche, ma anche di anomalie moderne. Perché... Quindi provo a tradurre, dove io vedo il grigio, insomma, sì. lì vuol dire che lì sotto c'è qualcosa, c'è un'anomalia. Sono certa che lì, non so di che entità, non so la qualità però qualcosa c'è Sì, diciamo soprattutto dove si vede il, il, il grigio più scuro dove il si vede grigio il grigio più, più scuro. scuro sono le anomalie quelle diciamo con valori molto più, più alti e che quindi stanno ad indicare la presenza di strade, di muri fornaci, punti di calore, crolli eccetera eccetera. Allora, torno da Ilaria e intanto la regia mi prepara la mappa, quella con i, i disegnini rossi. Dottoressa che abbiamo trovato in queste anomalie o che cosa pensiamo di trovare? Allora, la ha restituito veramente una, data, una mole di dati interessantissimi, di cui noi in realtà eh, un mesetto fa abbiamo anticipato quello che è la cosa, forse secondo noi insomma, il nostro giudizio era l'elemento più importante, cioè l'individuazione di un portico, un quadriportico, un portico a quattro lati, eh, subito alle spalle del teatro, alle spalle per capirci, quindi non dal lato della città ma dal lato verso Ora, la piana. Per la per i, mappa, lo potremo proprio commentare. Per gli eugubini verso la piana, non verso Penso la città. La e, e che secondo noi insomma, era il rinvenimento più interessante, chiaramente appunto da indagare, ma eh, interessante proprio perché eh, da, da porre in vicinanza, diciamo proprio alle spalle del teatro, quindi ipotizziamo costruito forse assieme al teatro o forse no, questo chiaramente si scoprirà eventualmente scavandolo, però in asse con il teatro e forse chissà ma questo siamo proprio a livello di ipotesi chissà se da porre in relazione anche col famoso eh, rinvenimento delle tavole gubine che sappiamo che provengono ecco questo lo stiamo qua. guardando cominciamo a vedere esattamente secondo una, forse la, quella che è la tradizione più accreditata eh, provengono dall'area del teatro no? secondo la famosa e leggenda poi ci arriviamo tradizione. perché quella è molto intrigante le tavole okay. guvine allora la mappa ce lo fa vedere sì. alle, di, si vede fronte, questo alle spalle ognuno lo racconti come vuole insomma al teatro romano lì dove vede vedete i segnetti rossi, insomma il disegno esatto. rosso, lì c'è, lì siamo certi che sì. c'è un quadriportico. Esatto, cioè questo, si vede questo quadrato con questi quadratini più piccoli tutto intorno che sono degli ambienti minori, che saranno eh, dei vani, degli ambienti. Poi se ci fate caso, nel lato verso, appunto, più verso la piana, per capirci, sì. c'è un rettangolo. Sì. E quello dovrebbe essere, secondo noi, insomma, la probabilità di ris riscontrandolo con altri planimetrie simili ed edifici di questo genere, probabilmente un tempio. Quindi è un tempio con un portico intorno. È una tipologia molto comune insomma, nell'architettura romana. Non diciamo, siamo in grado di dire né se è coevo o non lo è al teatro? È difficile so. dirlo perché è, fondamentalmente è in asse, cioè c'è lo stesso orientamento, ma non è perfettamente simmetrico. Questo potrebbe essere dovuto al fatto che o non sono contemporanei, oppure sono contemporanei ma per qualche motivo non sono stati messi in asse, questo però è da capire scavandolo, dirlo così non è semplicissimo. Non è facile. Laura ma in realtà non c'è poi solo un tempio perché noi dalla la piantina di prima abbiamo visto che l'area interessata dal grigio diciamo così, quella che il GeoRadar ci ha fatto identificare con il grigio è molto più vasta, quindi che cosa possiamo trovare oltre a questo tempio? Ah, beh, sicuramente il Tempio e il Teatro sono in ottima compagnia, perché le prospezioni ci hanno permesso di identificare e di svelare proprio la planimetria, Quasi intera della, della città o comunque delle aree che abbiamo indagato, quindi si vedono le strade che delimitano gli isolati. Sono tutte strade, diciamo la classica urbanistica romana eh, ortogonale, quindi con strade che si intersecano ad angolo retto. Eh, abbiamo eh, delineato meglio il cosiddetto muro del Vallo. Che... Quindi mi scusi Laura, quando dice le strade, se andassimo a scavare troveremmo il lastricato presumibilmente? Sì, sì lastricato quantomeno comunque sia. Forse non ovunque c'era il lastricato, però Sconnesse, comunque sicuramente però, insomma, sì, strade realizzate con frammenti laterizi, pietre sicuramente allora, strutturate. Non ci immaginiamo di trovare Pompei, perché quello è un unicum, eh beh, forse, certo. no? Che lì ci sono proprio gli edifici <ride> conservati. Sì. Però eh, Ilaria, insomma, eh, varrebbe la pena scoprire cosa c'è sotto lì. Sì, sicuramente. Allora, non troviamo Pompei nel senso, questa è una città, Anche questa è una città romana. Poi chiaramente il livello Beh, lì, di: lì, con... la conservazione era esatto, straordinaria lì, per l'evento pubblico. Di vulcanico, conservazione cioè. sarà diverso per vicende poi post deposizionali, come diciamo eh. noi. Diverse, questa città però, non insomma, è mai andata a fuoco, insomma. Ecco, non No, no per, fortuna, per fortuna. <ride> degli ecco. abitanti dell'epoca. Però, insomma, la città romana è. è è tutta, è completa e sicuramente molto più vasta di quanto non percepiamo noi adesso, perché poi, eh, forse, si è vista prima l'immagine degli anni '50. Che ora la regia ci riproporrà la piantina subito dopo quella delle prospezioni. Eh, geomagnetiche che io ho detto, la, la vediamo dopo. Sì, eh, si vede proprio, si vede eccola che, qua. Eh, ecco. Esatto. Questa, che cos'è si... Ilaria? Allora, questa è un'immagine un che chiunque può scaricare da internet perché si trova nella, nella pagina della Regione Umbria, nel WebGIS regionale. Basta mettere su un motore di ricerca WebGIS Regione Umbria. Eh, vengono fuori una serie di immagini storiche, questa è la più antica se non ricordo male, ed è più, siamo più o meno negli anni 50 e, e questa è l'immagine della Gubbio di 70 anni fa, quindi molto quindi meno non urbanizzata. Esatto, ancora. molto meno urbanizzata. Quindi eh, ricollegandomi a quello che dicevo prima, chiaramente oggi la percezione della città romana è più flebile rispetto anche a 70 anni fa, perché chiaramente la Gubbio moderna mano a mano si è sovrapposta a quella romana e quindi dove c'è questa sovrapposizione la percezione di quello che c'è nel sottosuolo ovviamente è, è, è minore qui si vede molto meglio perché si vede proprio questo quadratone diciamo così e non so se si capisce quell'edificio con la specie di doppia V sì, messa sì. in verticale è il cosiddetto edificio scolastico lungo via sì, Perugina sì. insomma per capirci il teatro si vede benissimo si vede bene anche il mausoleo di Pompogno Crescino adesso per dare qualche coordinata e quindi, diciamo, la città quindi... sta lì Esatto, eh, quindi si vede proprio abbastanza chiaramente Laura, era una città quindi che si sviluppava Credo anche abbastanza comunemente sotto al teatro Insomma, noi oggi, eh, come dire, la vediamo dal teatro in su Mettiamola sì. così, insomma eh, Ma in realtà eh, sotto il teatro e al lato Perché ricordiamo c'è tutta l'area della Guastuglia C'era una città che potremmo definire una città grande, media che, che, che grandezza era questa gubbio romana? Dunque, non, so, non, sa, non siamo in grado di dare una dimensione precisa perché ovviamente la città attuale, quella medievale e quella moderna si sono sovrapposte in parte alla città antica oh e quindi è chiaro che è difficile dare delle dimensioni. Ovviamente man mano che si va avanti con i ritrovamenti forse si riuscirà anche ad avere un'idea più chiara di quella che era l'estensione. Era sicuramente una città medio grande, quindi parliamo dell'ordine il... forse 30-40 ettari più o meno. Comunque mh, come dire, le dimensioni le possiamo solo ipotizzare per il momento. Quello che è chiaro è tutta la zona che abbiamo indagato, la zona del teatro romano, della Guastuglia, eh, sono come dire, eh, state messe in luce in maniera chiara appunto grazie alle prospezioni e quindi abbiamo idea di, com era, di come fosse la forma di, di questa città, anche se poi ovviamente... È necessario uno scavo archeologico che permetta di interpretare in maniera più puntuale gli edifici e soprattutto dare una datazione, perché ovviamente le prospezioni non sono in grado di datare gli edifici. Possiamo immaginare che tutto quello che è emerso con le prospezioni sia di epoca sostanzialmente romana, perché è un'urbanistica certo. di tipo romano, appunto, però chiaramente lo scavo archeologico sarà poi fondamentale. Poi con ecco, voi andremo a, a... io vi provoco, se c'era un teatro <ride> ci sarà stato un anfiteatro? Non lo so, però dopo eh, arriviamo <ride> ai ai. Da, a, alle ipotesi e andiamo ovviamente fra poco anche a Narni. Ma ora io vado e torno eh, a Perugia e quindi all'ipogeo dei volumni perché eh, qui delle indagini ci fanno sognare, diciamo così, eh, ciò che eh, c'è, ma all'ipogeo ciò che c'è lo sappiamo. Che cosa c'è lì dove sei tu, Ludovica? Eh, ce lo facciamo dire dalla direttrice, la dottoressa Turchetti. Dottoressa, chi erano questi velimni, eh, questi volumni, questi velimnia? Eh, da quanto tempo riposano in questo sito, ma soprattutto quanto ancora hanno da raccontare? Allora, dobbiamo immaginare che la famiglia Vellimna fosse una delle famiglie più importanti della Perugia etrusca dell'epoca, vale a dire della Perugia di circa 2250 anni fa. Siamo infatti nel III secolo a.C., la datazione più condivisa tra gli studiosi è un 250-240-205-200 a.C. per il monumentale ipogeo che più propriamente è quello che ci racconta conta dello status sociale e dell'importanza di questa famiglia. Dunque, possiamo immaginare una famiglia che reggeva le sorti politiche della Perugia etrusca e che poi aveva in città forse come i Baglioni successivamente le proprie dimore, ma anche nel territorio. Non a caso la necropoli del Palazzone si chiama così per la villa di campagna, la villa padronale soprannominata Palazzone proprio della famiglia Baglioni e qui possiamo immaginare e possedimenti terrieri della famiglia Velimna e anche un forte interesse al controllo del Tevere. Il Tevere passava di qui ed era navigabile fino a Roma, a poche, poche distanze da noi e quindi avere terreni e proprietà qui Significava anche controllare una fonte inesauribile di ricchezza, il commercio, il confine, eh, la possibilità di imporre dazi doganali e quindi il controllo di una via fluviale che sì poteva essere un confine per certi versi è stato sempre detto il confine tra umbri ed etruschi, ma innanzitutto un importante punto di collegamento e di frenetici, osmotici rapporti. Quindi Velimna, importantissimi per tutti questi motivi, la loro. Monumentale sepoltura ci dà l'idea di quello che era appunto la famiglia, il suo status sociale. All'interno sono sei membri della famiglia. Noi ormai li chiamiamo per nome, siamo abituati a parlare del nonno Sefri, del papà, del babbo Aule, dei tre fratelli figli di Aule. Arns, il fondatore del sepolcro, insieme al più piccolino Lars, e poi Velle, e poi Veilia, l'unica donna presente che è la figlia di Arns. Ma non finisce qui la storia che appunto abbiamo inquadrato nella seconda metà del III secolo a.C. Pensate che la famiglia deve aver subito un qualche evento traumatico per cui il resto della tomba è vuoto, ma... Duecento anni dopo, di nuovo si torna a seppellire all'interno dell'Ipogeo ed è un discendente della famiglia che, come giustamente è stato detto, muta il proprio nome prendendo quello latino in volumni. Quindi, qui siamo nell'Ipogeo dei Velimna volumni e l'ultimo. Publius volumnius violens sceglie di tornare nella tomba dei propri antenati per rimanere qui a testimoniale l'ultimo degli Etruschi che ormai ha già adottato però la lingua latina e i costumi romani. E Noi queste tombe di questi volumi le troviamo proprio in fondo a queste ripide scale che ci conducono proprio nel cuore di questo sito. Sì, siamo qui in un edificio ottocentesco costruito a partire dal 1867 per proteggere proprio l'accesso alla monumentale sepoltura. Sono dieci vani, una casa a tutti gli effetti di diverse centinaia di metri quadri, quindi anche di notevole dimensione anche per eh, diciamo, il trend attuale. Bene, le scale adesso sono in cotto. E ripercorrono esattamente, se dobbiamo dar credito alle testimonianze di scavo, quelle che erano i gradini originari scavati nel balcone che costituisce appunto la collina del palazzone, all'interno della quale è scavata anche l'intera sepoltura. Sono scale piuttosto orribili, si scende oltre 6-7 metri dal piano di campagna attuale che doveva grosso modo corrispondere anche al piano di campagna antico, si scende all'interno di questi dieci ambienti, l'ultimo dei quali. Quello sul fondo, il cosiddetto tablino, che in una casa romana corrisponde al salotto buono dove si riuniscono i principali componenti della famiglia, ma anche dove si ricevono gli ospiti. Ecco lì sono riunite eternamente a banchetto le urne della famiglia. E invece alle nostre spalle, abbiamo detto, ci sono tutta una serie di ospiti silenziosi. Che cosa sì. troviamo? Bene, quando fu costruito questo piccolo edificio, appunto alla, nella seconda metà dell'Ottocento, insieme all'ipogeo dei volumi erano state trovate un'altra quarantina di tombe, come praticamente realizzando l'attuale eh, strada che noi percorriamo, ma che allora era la cosiddetta via Cortonese, quindi ampliando una strada bianca, un tratturo che metteva in, in eh, correlazione la Toscana meridionale con Roma passando proprio per Perugia affettando una piccola porzione della collina vennero alla luce queste 40 tombe più l'ipogeo dei volumni ora all'epoca gli scavi erano molto diversi dagli attuali abbiamo sentito appena no, quante indagini si possono condurre anche laddove apparentemente è un prato erboso allora si raccoglieva le principali testimonianze in questo caso le urne in pietra si gettava, è brutto da dirsi ma non si dava troppo importanza tanto al contesto e al corredo di accompagno di queste urne per cui temporaneamente, pensate dal momento che come vi dicevo l'ipogeo di 10 camere era pieno originariamente per una soltanto, si posero le, le urne di queste 40 famiglie che furono rinvenute in altri piccoli ipogei, di solito una sola camera con una scalinata o una rampa di accesso, ecco all'interno dell'atrio dell'ipogeo ma nel 1920 circa l'allora soprintendente Edoardo Galli Vole realizzare questi gradoni artificiali che quindi terrazzano questa porzione della collina proprio sopra l'Ipogeo e ricollocare queste urne, ma ahimè non era il momento storico giusto, quindi non seguendo i contesti e rimettendo insieme i membri della stessa famiglia, come si può ovviamente leggere eh, nelle iscrizioni certo. delle urne che ci dicono esattamente anche i rapporti di parentela tra i vari membri, ma semplicemente considerando l'aspetto scenario. Ed estetico e poi le urne, quelle meno ornate, più in alto, più lontane alla vista, fino a scendere vicino a noi, dove vedete invece alto e basso rilievo e urne splendidamente scolpite con scene mitologiche, scene di battaglia, motivi decorativi tra i più vari. Ecco, questo fu il modo ottocentesco inizi novecento per concepire lo scavo di una Necropoli che oggi restituisce ben 200 tombe ancora da scoprire, ma sicuramente siamo prima di tutti interessati interessati A scoprire i segreti che ancora nasconde la famiglia Velimna. E eh c'è un progetto molto importante da questo punto di vista, non so se Cinzia, se abbiamo ancora spazio per poterlo raccontare adesso, oppure magari. Credo che il progetto ce lo, ce lo racconterai tra poco, Ludovica. Ce lo racconteremo fra poco, allora. Al prossimo Perfetto, collegamento, professore ci hai Altra profondamente cosa. incuriosito. Io sono eh, rimasta sarà stata anche una disposizione scenografica quella scelta delle tombe, ma decisamente molto bella, anche se mi dispiace non sono state rispettate le famiglie. Allora, andiamo in un altro posto, poi torniamo al Teatro Romano perché dobbiamo parlare di tavole o gubine e io, insomma, la butto là, voglio parlare anche di eh, anfiteatro e non di teatro romano. Però andiamo in un altro, immergiamoci in un altro sotterraneo, lo facciamo con Roberto Nini di Subterranea e qui ci spostiamo, facciamo un salto di qualche chilometro e andiamo a Narni, città che tutti conosciamo come una delle più belle città eh, medievali, cittadine medievali certamente del centro Italia, sicuramente dell'Umbria. Eh, oggi se andate a Narni, oltre a godere delle bellezze, come dire, eh, in area visibili a, eh, a tutti eh, in giro per il centro storico è possibile fare un percorso, Roberto, della cosiddetta narni sotterranea. Ma che cos'è questa narni sotterranea che la vostra associazione gestisce e consente di vedere con visite guidate? Ma io la chiamerei una follia pura perché eh, quando... Vi solo una cosa: vedrete un video che passerà, ed è un video realizzato proprio sì, dalla nostra associazione, dalla esatto, nostra associazione sì. che racconta. Quindi, magari andate sul sito dell'associazione e lo potrete vedere integralmente. Prego, Roberto. E, la, le, le prime scoperte le facemmo eh, perché io vengo dalla speleologia, quindi ho iniziato a fare speleologia tanti anni fa. Non sei un archeologo come loro? Sono anche archeologo. Ah. Allora, ecco. Sono un mediavista, non sono un classico, quindi lo so, lo so per loro è come vedere il diavolo e l'acqua santa, perché, perché il medioevo rispetto alla romana ovviamente non... Però, però massimo rispetto per tutti, quindi assolutamente. Ma il bello è che eh, l'archeologia ce l'avevo probabilmente nel DNA, ma eh, l'ho coltivata da grande, perché quando ho iniziato i miei primi passi nel, 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 nel sottosuolo... Eh, abbiamo iniziato come gruppo speleologico Utecnarni, quindi che tuttora esiste. Di e... che anni parliamo, Roberto? Sei cattiva, sei però. Beh, <ride> eh, vabbè, abbiamo, iniziato, abbiamo fondato il gruppo speleologico nel 1977. 77. Ecco, due anni più tardi eh, avevamo, ci fu un'occasione, una, una corda nuova che dovevamo provare. E come gruppo, eh, io ero il più grande. Il gruppo era composto da sei, da sei giovani. Il meno giovane ero io, ventenne, gli altri sedicenni, quindi decidemmo di fare questa esercitazione. Scendemmo dal muro dei giardini, che sono proprio nel centro storico, e incontrammo un vecchietto che ci indicò un passaggio in mezzo a dei ruderi di un convento abbandonato. Eh, anzi, ci disse: Mi ricordo che probabilmente c'era un tesoro là sotto da scoprire. Eh, anzi, mi disse anche che se avessimo trovato il tesoro avremmo dovuto dividere con lui. E quindi comincia questa nostra avventura, entriamo dentro a quel pertugio eh, e scopriamo una chiesa, una chiesa del da intorno alla seconda metà del 200, inizio del 300, ma completamente sconosciuta. Era una chiesa e credo che genere. la regia tra poco ci potrà far vedere una foto di questa chiesa che poi una, era una chiesa che voi scopriste essere dedicata a San Michele Arcangelo. A San Michele Arcangelo. Una chiesa rupestre. Eh, fantastica perché tra l'altro conserva dei, degli affreschi eh, che erano sconosciuti a tutti. Quindi è eh, un pezzo di storia che andava a colmare una lacuna nella storia di Narni. Quindi diciamo sino ad allora questa chiesa che era rimasta interrata, per quale motivo Roberto? È rimasta sotto terra? Perché la chiesa era stata inglobata in un convento domenicano. e I domenicani l'avevano proprio lasciata sotto alle strutture del convento, però era stata, cioè, era stata usata anche nel tempo. Queste cose non le sapeva nessuno, le abbiamo scoperte grazie a dei rinvenimenti di documenti nell'archivio comunale e abbiamo scoperto che quella poi era diventata la sala capitolare del convento. E quando il convento poi fu abbandonato dopo l'unità d'Italia, trasformato in caserma e poi di nuovo abbandonato. Era stato distrutto la, dalla seconda guerra mondiale, quindi immaginate la situazione: crollo le mura che vanno a coprire il passaggio e rimane tutto E rimane molle. interrata sotto i crolli. Eh, esatto, e rimane soltanto uno, uno spiraglio dentro al quale il vecchietto non si era mai infilato. Questo Ernani Proietti, che è stato per noi il, eh, il Virgilio che ci ha accompagnato fino all'ingresso. E poi siamo entrati dentro e lì è, è, è scattata la molla, perché da speleologo ti rendi conto che in realtà stai non in una grotta, ma in qualcosa di, di eccezionale. E, e cominciamo quindi a studiare per capire per cosa ci fosse. Non erano noti i documenti che parlassero di quella chiesa, tantomeno del convento di sì, so perché si conosceva il convento, ma la storia era stata un po' dimenticata. Il bello qual è stato arrivare ad un certo punto e trovare una porta murata. Eh, ti ricordo che avevo vent'anni, quindi eh, appena uscito dalle scuole superiori, mi sarebbe piaciuto fare archeologo, ma... vabbè, allora, però, però dopo, dopo crescendo eh, mi sono, sono rischietto all'università. E quindi dietro a quella porta murata poteva esserci qualcosa. Chiediamo il permesso ai vicini di casa che usavano quello spazio come cantina, ci dissero ovviamente che non era possibile. E allora noi facemmo una cosa che non andrebbe fatta. Ci andammo di notte quando loro non c'erano là dentro. Come a Gubbio avete la corsa dei ceri e tutti gli eugubini sono... Alla corsa dei ceri il 15 la, di maggio voi il giorno de, del corteo storico della corsa l'anello eravamo lì a fare il buco su questa porta murata perché ovviamente. avevate la certezza che nessuno vi avrebbe scoperto. Non lo facciamo sentire alla sorintendenza, questo perché Ma no, perché infatti lo posso dire perché <ride> è andato in prescrizione ormai era scritto, <ride> <Ormai è prescritto, ride> insomma, però una di quelle cose che davvero. Ma non allora non capivamo, non capivamo nulla, eravamo ragazzini. Il bello è stato scoprire dietro a questa porta murata degli ambienti che erano stati chiusi appositamente perché. La sottocera è stata l'Inquisizione. Esatto, perché eh, nel, nella vostra scoperta, prima avete scoperto questa chiesa che poi avete capito essere dedicata a San Michele, corretto? Sì. E poi, insomma, nel proseguo avete trovato altri ambienti che erano il vecchio tribunale dell'Inquisizione con tanto di celle, vero? Esatto, ce n'è una in particolare che conserva i graffiti di, dei prigionieri, anzi se devo essere preciso, uno dei prigionieri è stato quello che ha tappezzato quasi completamente. Ecco, la li madre. vediamo, esatto. i graffiti in questa, in questa foto. E... Questa è una delle celle che era rimasta dunque interrata, utilizzata come cella. Eh. Dall'Inquisizione, quindi in che epoca siamo? Eh? Allora è l'Inquisizione romana, quindi siamo dopo il Concilio di Trento, siamo nel periodo che va dalla seconda metà del Cinquecento fino al 1860. Esatto. L'Inquisizione cesserà in Umbria con l'unità d'Italia. E quella era una delle celle che veniva utilizzata insomma, per i poveracci che eh, alla fine. Finivano. Diciamo, i cosiddetti eretici che avevano magari eh, il, la colpa eh, di, avere, o di andare contro determinati eh, dogmi della Chiesa, o magari essere dei blasfemi o non rispettare delle regole. Quindi... E vi siete un po' scervellati a capire eh, che cosa significavano questi simboli, perché insomma era interamente la cella decorata da simboli. Poi. <ride> Il bello è che loro col Georata riescono a vedere sotto, noi lì avevamo il muro, non riuscivamo a capirci niente. Ah, il bello questi è simboli, non si ma questi simboli insomma fino a che poi un giorno non arriva un turista durante una visita guidata, perché noi facciamo visite guidate ormai ecco, questo sono, sono 30 anni. All'inizio raccontavamo le favole perché eh, non avevamo documenti. Un signore mi dice: guarda, eh, mi si aprono le porte. Ma quali i simboli, alcuni esatto. li vediamo. Allora, un, un turista, allora, di turisti ci sono passati parecchi e ci hanno dato una mano. Eh, alcuni ci hanno permesso di entrare negli archivi Vaticani dove abbiamo trovato una marea di documenti, ma quel signore, quel turista era un turista speciale, e eh, mi svela un segreto, dice guardi, io questi graffiti li conosco, almeno non conosco questi qui, ma conosco la simbologia perché sono simboli massonici. E così eh, cominciamo a indagare in quella direzione. E alla fine avete trovato dei riscontri. Esatto, esatto. Nel video che abbiamo visto passare, questo è un video dove voi avete raccontato come sono stati trovati questi ambienti sotterranei, dalla chiesa medievale ai locali dell'Inquisizione. Avete anche vinto un premio, vero, con questo video? Sì, sì, è il Festival Internazionale che è un docufilm, diciamo. Sì, così. un festival internazionale di, del cinema archeologico a Rovereto nel 2012 abbiamo vinto il primo premio tra 21 nazioni. Allora, poi con Roberta andiamo anche più nel dettaglio a vedere, abbiamo anche delle foto della chiesa di San Michele molto interessanti che vi facciamo vedere, ma io torno al teatro romano perché, eh, dottoressa Venanzoni, allora, eh, prima ci abbiamo provato ad accennarlo, eh, ora scaveremo speriamo per trovare il tempio? Eh, ci proviamo, ci proveremo, Adesso non ho dati certi ancora da dare. Servono fondi? Sono... Serviranno certamente dei fondi perché lo scavo, questo è bene sempre sottolinearlo. Eh, lo scavo archeologico, comunque, un'operazione che richiede risorse, ma non solo risorse nel momento in cui viene effettuato, eh, ma anche risorse, come dire, in prospettiva perché poi le strutture che vengono rinvenute devono essere messe in sicurezza. Valutare se farle fruire al pubblico o no, e nel caso in cui vengano lasciate alla peda. Quindi, pubblici serviranno o anche privati? Allora, il nostro ministero ha mh, dei fondi dedicati proprio alle ricerche archeologiche quindi a cui si può accedere, eh, insomma, chiaramente è un fondo a cui accedono tutti gli uffici ministeriali, diciamo, sul territorio nazionale, quindi... Come dire, è eh, il salvadenaio lo... dal quale vanno esatto, a pescare tutti. Esatto, insomma. chiaramente non è dedicato all'Umbria, ecco questo, nel senso, ovviamente... Eh, è anche qualche fondo privato quindi... sarebbe... Allora, noi ovviamente noi accettiamo anche collaborazioni di privati, insomma, destinate allo scavo, ma anche non solo, anche destinate a restauri, a valorizzazione. valorizzazione in Quindi, generale. Ammesso che troviamo i fondi, sì. e li troveremo, inizieremo a scavare in questo tempio che, insomma, lei e Laura, poi lo chiediamo anche a Laura... Eh, Un'idea ve la siete fatta? Poteva essere il luogo dove erano conservate le tavole o gubine? Perché vi è venuta in mente questa allora, idea? Allora, in realtà l'idea è venuta prima ancora che a me, è venuta a Laura, eh, perché giustamente parlando abbiamo detto: ma effettivamente c'è questa tradizione che dice. Che siano state trovate nel 1444, no, se non ricordo male, nella zona del teatro. Quindi, quando abbiamo visto questo quadriportico, devo dire che la prima cosa che abbiamo fatto è stato telefonare al professor Ancillotti, che credo sia al massimo esperto, esperto di questo, per essere sicure proprio di non. Tra l'altro, già assessore alla cultura del comune di Gubbio, proprio esatto. in virtù anche di questa sua eh, conoscenza. Conoscenza, esatto, e quindi proprio per essere sicure di non uscire insomma, no, dal, dal seminato, seminario. come si suol dire. E lui si è dimostrato molto interessato e ci ha mh, oltretutto passato il contatto, perché lui ormai è in pensione e ci ha passato il contatto dell'attuale titolare della cattedra di glottologia all'Università di Perugia, che è il professor Calderini, che vorrei anche approfitto per ringraziarlo attraverso la televisione, perché è stato molto disponibile. Abbiamo anche lui raccontato insomma, tutta la vicenda di queste scoperte, anche lui si è dimostrato molto interessato e eh, tra l'altro ci ha messo anche a conoscenza di alcuni suoi studi, adesso non entro nel dettaglio perché sono studi non editi quindi non, non vogliamo spoilerare esatto non glieli voglio spoilerare insomma però eh, fondamentalmente abbiamo avuto la come dire non, non la certezza che le tavole iguvine siano state trovate lì ma la certezza che effettivamente quel portico sia un quadriportico con un tempio ce l'abbiamo avuto perché esistono delle fonti eh, medievali postmedievali che parlano di questo cioè noi oggi vediamo il teatro ma in realtà in epoca medievale 1400-1500 ancora vedevano il teatro e il suo criptoportico cioè un portico diciamo semi interrato Se avevamo diciamo, qualche dubbio, ce lo siamo tolto così. Esatto, quindi, questa è stata la cosa che ci ha poi spinto a far uscire la notizia. Dottoressa Cerri, ma perché le è venuto in mente che magari le tavole potevano stare lì? Dovevano stare in un posto sacro? Qual è la filosofia che sottende il tutto? Beh, ovviamente, visto il contenuto delle tavole, che quindi è un contenuto mh, rituale, rituale mh, la loro collocazione all'interno del teatro, che è la collocazione che solitamente viene eh, loro attribuita, non stona. Con... sì, stona, francamente. Quindi, avendo invece questa, individuato questa struttura con le prospezioni, un quadriportico con un edificio rettangolare sul lato che ha tutto l'aspetto di essere un quadriportico con un sacello, con un tempio all'interno. Allora, diciamo, la relazione tempio e, e tavole è venuta quasi in maniera diretta. Diciamo e spontanea. che è più logico trovare delle sì. tavole rituali all'interno di un edificio sacro che in un edificio Esa, adibito esatto. a spettacolo. Vero? Esatto. Eh, questo lo potremo forse avere conferme dagli scavi, oppure, insomma, resterà sempre un'ipotesi? Ma questo è chiaro che se scavo... scavando dovessimo trovare un'ottava tavola, tavola, <ride> che ecco, la noi... famosa ottava tavola! <ride> Potrebbe essere, come dire, la prova provata, però è chiaro che. Oh, ma intanto la ricerca dell'ottava tavola che mi piace questa, questa <ride> ipotesi, eh, un pensierino, dottoressa Cerri, sull'ipotesi che ci potesse essere, oltre al teatro, anche un anfiteatro, ce l'avete fatta. Ci siete rimasti male perché non l'avete trovato? Conservato una speranza nel trovarlo. Forse c'era e non insieme. lo vediamo più <ride> un po' di tutto, <ride> diciamo. Queste. Allora sì, avevamo una speranza, avevamo una speranza perché da una foto aerea degli anni 70 se non erano, 90, no, no, 90, 90, sì. 90 eh, si vede nella zona del, dell parche, del parcheggio dell'ex seminario eh, un'anomalia ovale e quindi ovviamente subito ci siamo fatti l'idea all'anfiteatro. Ah, eh, abbiamo fatto quindi delle indagini geofisiche sempre con la dottoressa Venanzoni, eh, prima col metodo magnetico e poi con il georadar che in realtà non ci hanno convinto più di tanto, quindi non si vede ovviamente con la geofisica quello che si vede da questa foto aerea, eh, si, vede, si vedono delle anomalie, però ecco, non, non hanno un risultato così evidente, così chiaro come nel caso invece delle altre aree che abbiamo indagato, per cui rimaniamo con, con il dubbio, anche perché ovviamente abbiamo potuto indagare solo una piccola area, anche perché poi sono subentrati dei lavori pubblici all'interno della zona del, del parcheggio e quindi eh, siamo ancora... Convinte non, e non convinte insomma non, non siamo del tutto convinte che l'anfiteatro non ci sia però appunto non abbiamo poi la certezza. Bisogna fare i conti con la realtà vero Ilaria? Ma allora, diciamo, eh, tutto <ride> questo nasce dalla mia frustrazione di sentir chiamare sempre il teatro anfiteatro. Quindi, assolutamente cioè, dobbiamo trovare questo anfiteatro, così sì. finalmente la gente sì, capirà ma qual pensi, è. Pensi lei che quindi. confusione poi se c'è l'anfiteatro tra la teatro e anfiteatro? Yeah, oddio, no, è, è, esatto. no, e quindi, niente. In realtà, ecco, come giustamente diceva Laura, nella magnetometria non si vedeva questa traccia. Nel georadar si vede effettivamente una traccia ellittica che non corrisponde a una struttura muraria risponde a una um, trincea, a una fossa di forma ellittica, eh, effettivamente. Eh, che forse, ma punto interrogativo, potrebbe essere quella che noi chiamiamo una fossa di spogliazione, cioè delle fosse che venivano fatte in epoca post-romana, diciamo così, per asportare materiali, quindi portare via muri, materiali lapidei e quant'altro. Però questa fossa, mi dice Laura, che poi è, è, è lei l'esperta di questo, è molto superficiale. quindi questo ci lascia un po', come dire, un po' nel dubbio di capire se, se era o non era allo stato attuale non riusciamo a dire mm, con sicurezza né sì né no siamo rimasti no, insomma, un po' visto nel punto l'archeologo è uno scienziato a tutti gli effetti eh, esatto. fa delle ipotesi ma poi deve certo. trovare la verifica delle devo ipotesi devo continuare a sentir dire, anfiteatro pure parlando eh, del teatro Niente, non abbiamo dei progetti risposta. anche per la Guastuglia, vero Ilaria? Sì, beh, torniamo al discorso iniziale dei finanziamenti che dicevamo, quindi dovre dovremo dare seguito a quei finanziamenti, dovremo, dovrò eh, e anche aiutare. Ne parliamo sì. tra poco. Torniamo a eh, Perugia, torniamo all'ipogeo dei volumni perché a proposito eh, di finanziamenti lì Ludovica credo che sia arrivato un bel finanziamento. Un bellissimo finanziamento, molto importante perché di oltre un milione e mezzo di euro, ma ci facciamo raccontare di più ovviamente eh, dalla direttrice Turchetti. Dicendo però che c'è una data, quella del 4 febbraio, che è particolarmente importante per due motivi e direi molto simbolica. Esatto. E allora partiamo dal finanziamento, frutto di un lavoro in forte sinergia tra Comune di Perugia e Ministero della Cultura, Direzione Regionale Musei Umbria, che ha portato dopo appunto due anni di lavoro ad avere la cifra che appunto appena abbiamo eh, annunciato. Bene, siamo al 4 febbraio, anzi sono passati pochi giorni, ma noi abbiamo voluto festeggiare questa data, grazie, sono grata per questo al dirigente appena arrivato, Costantino Dorazio, grazie alla conferenza conferenza stampa e ad una serie di visite guidate che continueranno ancora all'inizio del cantiere. Abbiamo iniziato, non a caso, con quello che per noi rappresenta il fulcro identitario di questo progetto che in, contempla la riqualificazione urbana della frazione di Ponte San Giovanni e poi appunto grandi lavori che porteranno ad inaugurare il nuovo parco archeologico di Velimna. Il nuovo progetto, eh, il progetto in corso è partito proprio dalle urne della famiglia. Per ora interessa Tre dei componenti la famiglia ed è curato dalla ditta di restauro Cobec di Spoleto. Bene, che cosa vogliamo ottenere da questo inizio? Simbolicamente vogliamo partire dal luogo per noi fondamentale, ma anche. Scoprire quali sono ancora i segreti che nasconde questa famiglia. In altre parole, chi ha realizzato queste urne così sontuose, così eccellenti dal punto di vista qualitativo che trovano confronto con prodotti simili ma non identici a Chiusi o Volterra, ma non hanno eguali? Che cosa volevano trasmetterci come conoscenze, come valori al loro contemporaneo Ivelimna? Ricordiamo appunto che la data del 4 febbraio è fondamentale. I Velimna stanno qua, lo abbiamo ricordato, da 2250 anni circa, ma per noi il 4 febbraio del 1840 è una data significativa. In quell'occasione, realizzando appunto la via cosiddetta cortonese, e gli scavatori si imbatterono in una cavità che scendeva fin nelle profondità della terra e fu grazie a Lodovico Lazzi e alla sua costanza se si insistette con lo scavo fino a scendere a oltre sei metri e a trovare il grande lastrone di chiusura che bloccava ormai da duemila anni l'accesso alla sepoltura. Il progetto di restauro vuole al momento ridarci i colori perduti delle urne, laddove ancora fossero leggibili. Vuole darci tutte le informazioni possibili sulle tecniche di realizzazione: sono di travertino, ma non solo. In parti lavorate separatamente, riassemblate mediante l'uso di collanti o di perni metallici. Lo dobbiamo ancora scoprire nel dettaglio. Eh, vorremmo sapere chi. E Qual è il contenuto di queste urne che furono aperte solo una volta nella notte successiva alla scoperta e in quell'occasione a lume di candela fu intravisto il contenuto, anche il contenuto osseo, spezzoni di ossa e ceneri combuste. Oggi la moderna antropologia, eh, l'antropometria ci danno informazioni genetiche eccezionali, il DNA, riconfermeranno i rapporti parentelari, le malattie che questi individui hanno possono aver avuto l'età di morte, quindi aggiungeremo dettagli notevoli anche da questo punto di vista. E poi il progetto vuole essere anche all'insegna della multimedialità e dell'inclusione. È una parola che sentiamo spesso ma che noi vogliamo fortemente realizzare, ad esempio è in corso anche l'indagine fotogrammetrica che ci restituirà modelli 3D. Pensate che il lato B di queste urne non era stato mai visto in 184 anni mai erano state spostate dalla sede eh, laddove le avevano collocati in origine gli etruschi stessi e quindi potremmo avere un'immagine 3D e per un non vedente o un ipovedente anche la ricostruzione tattile insomma non lasceremo niente di intentato, abbiamo sentito parlare delle prospezioni geomagnetiche eh, nell'area del teatro, ecco anche in questo caso il progetto vuole essere un progetto condiviso, quindi cultura partecipata e ringrazio di questa occasione per parlarne. Spero che nelle prossime visite guidate e iniziative vogliate tornare a farci visita. Quindi una cultura partecipata, un progetto all'insegna della condivisione delle più moderne tecnologie. Ripeto, per inaugurare forse fra un paio d'anni, eh, poi vedremo i tempi tecnici quali potranno essere, perché appunto... Vorremmo adoperare tutto quanto è nostro potere ad oggi conosciuto per conoscere i segreti di Velimna, ecco, fra un paio d'anni per inaugurare il parco archeologico di Velimna. Anche perché questo direttrice ci spiegava durante le varie pause eh, che è un luogo fortemente identitario per la popolazione perugina e quindi renderlo anche più accessibile no? grazie a questo progetto significa proprio valorizzare la propria storia riscoprire questa storia così importante. Sì, eh, Perugia è una città etrusca, lo sappiamo tutti e ha. Importante vestigia monumentali che lo attestano, il pozzo etrusco, le mura monumentali che ne fanno una delle città etrusche più importanti anche per quello che ancora conserva all'interno del tessuto urbano contemporaneo. Ma alla sua immediata periferia ha appunto un'altra eccellenza archeologica, se così si può dire, che è rappresentata dall'ipogeo della sua necropoli, molto sentita dalla, dai Ponteggiani. La frazione adesso è quella di Ponte San Giovanni che dicevamo interessata dal grande progetto che darà nuovo eh, aspetto anche dal punto di vista sociale della qualità dell'abitare alla frazione ma anche dei perugini in sé che capiscono l'importanza di questo luogo e sentono i velimna volumni come eh, una famiglia che appartiene alle loro, alle loro radici. Qui a Ponte San Giovanni ci sono scuole, ci sono strade rotonde e anche nel centro cittadino non mancano riferimenti alla famiglia. Quindi, noi ci auguriamo che questo luogo così identitario per Perugia sia prima di tutto condiviso, amato e goduto dai cittadini, dai più piccoli, dai bambini del, della materna, del nido, fino ai più, ai più grandi e vogliamo che appunto sia prima di tutto... Godibile per loro. Per questo le visite guidate al cantiere di restauro in corso non chiuderemo, chiuderemo soltanto quando sarà strettamente necessario per i lavori e per la sicurezza dei visitatori. Vogliamo che il cantiere sia aperto per tutti perché si innamorino come noi di questo eccezionale patrimonio culturale e soprattutto i giovani siano un domani innamorati del passato e adulti responsabili in grado di accettare la nostra staffetta e di trasmetterla al futuro. Quindi sì, siamo grati anche al Comune di Perugia perché ha abbracciato con noi questa importante riscoperta dell'Ipogeo. Siamo grati a tutti i cittadini che già il 4 febbraio e anche da fuori, eh, non dimentichiamo, io ho detto valore identitario prima di tutto per la collettività locale ma poi per l'umanità intera. Quindi a tutti, anche chi è venuto da lontano, anche agli stranieri. Che che continuano a venire sulle tracce del Grand Tour ottocentesco a visitare il nostro eccezionale sito. Quindi continueremo ad essere presenti al servizio della collettività perché sempre di più si riscoprono le nostre radici che sono la nostra ragione d'essere anche attuale e soprattutto futura. Grazie, grazie alla direttrice Turchetti per averci raccontato, anche se il tempo non è stato proprio eh, così eh, ampio per poterne parlare e raccontare un po' tutta questa storia, però per averci offerto uno spaccato importante di questa realtà eh, perugina, dell'ipogeo dei Volumni. Grazie, speriamo di averla a nostra ospite anche in futuro per raccontarci magari di questo progetto di valorizzazione e, e delle fasi successive che, che vivrà. Ringrazio voi e vi aspetto ancora tutte le volte che vorrete qui all'ipogeo dei Volumni e Necropoli del Palazzo. Grazie, eh, non so se ci sono domande dallo studio, altrimenti noi con eh, i nostri ospiti saremo sì, Io ce l'ho una domanda, spalle, Ludovica. Sei eh, scesa? Una sotto? domanda abbiamo per lei. C tu sei eh, scesa? Sì, sotto? sono scesa, sono scesa. Ah, beh, allora guarda già diciamo coraggio, che sei... ho fatto tutta la scala. Noi ce l'avevamo, <ride> qualche sono, dubbio sono che è scesa. scesa io e invece vi stupisco e ho visto anche il cantiere aperto che anche io vi invito a vedere, perché, se non altro, avrete eh, l'opportunità di confrontarvi con una prospettiva che è diversa da quella, da quella solita e poi, invece, eh, fra un paio d'anni, magari, godere anche di queste nuove prospettive. Perché poi, come dicevamo con la dottoressa Turchetti, la sfida è proprio quella di innovare, no? di, Questi siti hanno ancora tanto da raccontare e, e è necessario vederli, osservarli anche da una prospettiva nuova. Esattamente. E la sfida è proprio questa, perché questo luogo alla fine sta qui per noi come riscoperta. Se guardiamo agli Etruschi da, da oltre 2000 anni, ma se guardiamo al più eh, vicino passato prossimo, da 184 anni. Ma continua a stupirci, continua a poter regalare novità anche dal punto di vista scientifico e della ricostruzione storica. Quindi la nostra sfida e ambizione non è soltanto un parco che sarà bello esteticamente. Dicevamo prima delle urne alle nostre spalle, la prospettiva scenografica è splendida, ma noi vogliamo, e probabilmente la lasceremo anche in gran parte così, ma noi vogliamo ricostruire quelle famiglie, perché un cimitero o comunque un abitato ruona, ruota intorno alle persone. Uomini e donne che hanno amato, che hanno sofferto, che hanno affrontato la vita e la morte purtroppo, per fortuna, allo stesso modo con cui dobbiamo farci i conti noi. E quindi ecco perché l'idea è di vincere la sfida, di dire sono passati 184 anni, che cosa ancora possiamo offrire per continuare a far sì che questo luogo sia profondamente amato e vissuto, prima di tutto dalla comunità locale e poi dal mondo intero. Grazie, grazie, grazie di nuovo alla direttrice Turchetti, vi restituisco la linea e alla prossima. Grazie Ludovica, grazie. Siamo con questo collegamento la dottoressa Mariangela Turchetto, grazie ovviamente per averci ospitato, credo che il, questo possa anche incuriosire, noi facciamo queste trasmissioni perché vogliamo che i nostri telespettatori si incuriosiscano e vadano a vedere, perché poi è quella la finalità, i luoghi vanno visti dal vivo, vanno vissuti, vanno fruiti. Così come vi facciamo vedere... E per incuriosirvi, proprio la chiesa di Narni Sotterranea, la prima cosa che è stata trovata da questo gruppo all'epoca di giovani speleologi, che, come dire, oggi la troviamo in questa forma musealizzata. Voi non l'avete trovata così no. appena eh, siete entrati, però. Eh, già appena eravate entrati, vi ha restituito, avevate subito capito di essere davanti ad un ambiente straordinario, vediamo degli affreschi, per esempio. No? Un ambiente che eh, tra l'altro era stato anche vissuto, mi sembra che addirittura a un certo punto ha ospitato delle botti del vino, vero? Ci racconti qualcosa, Roberto, di sì, questo luogo? Sì, infatti, è una chiesa che. Mm, appena mm, sono arrivati i domenicani, come dicevo prima era stata inglobata nel convento poi è diventata sala capitolare poi con le invasioni napoleoniche era diventata cantina poi magazzino ci stale. avevano messo proprio le botti delle vino botti, un come no? e, mm, mi riprendo un po' il discorso che ha fatto la direttrice dell'ipogiato dei volumini eh, condivido appieno quello che ha detto perché eh, è necessario in, far innamorare le persone dei luoghi di cultura come? Raccontando la storia e quindi anche attraverso i, sistemi, i, i nuovi sistemi multimediali, ma anche attraverso la narrazione. Infatti, eh, il nostro sotterraneo, che poi fa parte di una rete di sotterranei italiani, quindi ci sono tantissimi sotterranei in Italia, e da solo non, non reggerebbe il confronto con luoghi sicuramente molti più famosi. Ma raccontare quella microstoria che fa parte di quel luogo e raccontarla in un certo modo. Cercare di far innamorare le persone vuol dire eh, fare in modo che, ecco, che la storia non rimanga fino a se stessa, ma sia un veicolo per poter poi pensare anche al futuro. Quindi è difficile, magari noi che siamo adulti possiamo anche stare a costare la guida, ma far innamorare dei ragazzi, magari di 14 anni, ad una storia che non conoscono, quello è difficile. E voi ci riuscite? Vengono giovani a visitare Narni Sotterranea? vengono giovani ma soprattutto è bello eh, vedere, cioè io ho avuto recensioni di mamme che dicono ma ho portato i miei figli adolescenti lì pensando che non fossero interessati sono usciti eh, facendo domande alla guida perché volevano capire di più io eh. ho testimonio che è così perché ci ho portato i miei figli <ride> quindi sono una testimone evidente ma non solo eh, questa secondo me è un po' il gioiello di Narni Sotterranea bella anche la, eccole qua alcune foto di questa sala dell'inquisizio di questo tribunale L'Inquisizione, le celle proprio eh, di detenzione, questa ancora è ancora un'altra immagine, un'altra foto della chiesa. Eh, C'è anche la possibilità di visitare un vecchio acquedotto, se sì, non erro, sì. vero? Lì bisogna essere un po' più strutturati. Eh, come dire, fisicamente perché è un po' più angusto, vero? Allora, eh, i sotterranei che facciamo visitare sono tre: questo dei sotterranei, con le, le segrete dell'Inquisizione, è quello accessibile a tutti, anche diversamente abili su carrozzina, assolutamente, e non è nemmeno oppressivo, no, sì, ci si no. sta bene dentro anche per claustrofobici. Ecco, sì, così sì, almeno l'acqua Romano. E poi, alla fine, riuscite a rivedere le stelle come Dante, riuscite sulla chiesa, credo proprio di San Domenico, sì, es sopra. Es Esatto, eh, esatto, ecco. dove poi abbiamo trovato anche un mosaico bizantino, ma insomma, queste cose eh, ecco. poi. Speriamo che... Però c'è anche questa esperienza... dell'acquedotto, dell sì, perché Narnia, o meglio, Narnia, la città romana, aveva, come, è bellissimo il discorso che faceva la dottoressa, perché teatro, anfiteatro, anche Narnia aveva un teatro, anfiteatro, ma l'anfiteatro ancora non sappiamo dove fosse, il teatro forse l'abbiamo individuato. Però Così, potete chiamare la dottoressa Cerri che... Ma, viene ma, con ma, il suo ma magari, perché è un radar... <ride> ma il bello è che come tutte le città romane avevano un acquedotto che alimentava o se cioè, non avevano un acquedotto avevano un sistema di, 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 di raccoglimento di raccolta e di distribuzione dell'acqua l'acquedotto di Narnia eh, è stato utilizzato fino a 70-80 anni fa e l'abbiamo riscoperto come gruppo speleologico. allora abbiamo pensato che un tratto 700 metri di galleria sotto una montagna potesse essere visitabile perché ha delle caratteristiche diciamo, di, di sicurezza e quindi facciamo entrare le persone i pochi eh, temerari, da una parte della montagna li facciamo uscire dalla parte opposta. Quanto è lungo il percorso? 700 metri quindi un'oretta un eh, è una bella passeggiata. Si fa col caschetto l'illuminazione, la cuta serve. È una visita esatto. speleologica: c'è cioè acqua? C'è un battente d'acqua in alcuni punti, ma insomma si mm. può fare tranquillamente. Eh, però è una bella esperienza perché entri in un acquedotto romano che è stato utilizzato veramente fino a pochi assi, pochissimi anni fa, con strattiti, con poi le scritte sui muri da parte degli operai che hanno lavorato nel corso dei secoli per mantenere. La mantenerlo. manutenzione, no? Bellissimo, infatti lì c'è uno spaccato. È uscita una pubblicazione non moltissimo tempo fa proprio su questo acquedotto romano. E la terza cosa, che è un po' il fiore all'occhiello, perché noi siamo un'associazione che si autofinanzia con le visite guidate. Certo. Noi non abbiamo i soldi dello Stato, eh, ahimè. Vabbè, Ma abbiamo i soldi che cosa. li ricaviamo da, da Rivisi guidati e da alcuni sponsor privati, ce ne sono stati alcuni. Ci hanno dato una mano. Un altro, alcuni lavori sono in corso tuttora, grazie ad un altro bel finanziamento, sempre sotto legge il controllo della sovrintendenza. Così questa, volta. Che Dio la conservi. <ride> questa <ride> volta non hanno bucato niente. No, niente, niente no. No. <ride> la cosa bella è che è, avevamo raccolto un gruzzoletto, avevamo una, un grande ambiente sotterraneo, circa 200 metri quadrati. Il Lacus. Una, cisterna, una sotto, cisterna sotto la piazza principale della città che era inutilizzata. L'abbiamo chiesto al comune di poterla prendere in gestione. Dico perché, guardate, noi avremmo un'idea folle, l'abbiamo sottoposta alla sovrintendenza, la sovrintendenza l'ha accettata. A quel punto, tutte le autorizzazioni necessarie. E che cosa ci fate in questa cisterna? Ci abbiamo realizzato un parco avventura. Sotterraneo, l'unico in Italia, forse credo nel mondo, incentrato sull'importanza dell'acqua per la vita sul, sul Ci dobbiamo venire la prossima sì. volta Ludovica, che tanto è scesa nell'ipogeo, senza la, la i problemi la prossima volta la mandiamo La portiamo dopo Pasqua perché stanno ripavimentando la piazza, quindi al momento l'accesso è precluso. Però anzi, invito anche loro. Volentieri. Perché fare un parco avventura in una cisterna del, del 300 uh, è un po' singolare molto singolare e devo dire che soprattutto, a parte gli adulti ma i ragazzini delle scuole vengono, si interessano, ma poi gli insegni anche cos'è l'acqua. Che è un tema di questi tempi, con cambiamenti esatto. climatici, Bravo. desertificazione di intere aree, forse serve anche a capire quanto sia preziosa. Bravo. In realtà, la cultura medievale, per esempio, su questo era molto attenta nella gestione Ma... dell'acqua, perché non si apriva il rubinetto no. per averla in casa, bisognava andarsela a cercare. E allora eh, sarà di nuovo visitabile quando? Da Pasco questo... in poi, almeno mi hanno assicurato che i lavori finiranno per quel periodo, ma vogliamo essere sicuri da, 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 da maggio in poi, dai così almeno siamo più o meno. Ok, a giugno inviamo Ludovica Cacciamani. Ok. Ilaria, dottoressa Venanzoni, ehm, Teatro Romano certo, eh, area del parco diciamo l'intorno, però insomma qui c'è una guastuglia che... Eh, è la zona delle ville, diciamo così, eh, romane di tutto rispetto. Anche lì abbiamo un progetto. Sì, come dicevo all'inizio eh, abbiamo ricevuto questo finanziamento statale, non riceviamo finanziamenti statali perché siamo perché lo siamo Stato noi sì, sì. Non, vorrei sembrare, sono non vorrei sembrare non Sole però lo siamo noi lo Stato lo Stato, sono lo stato sono che io. finanzia se stesso eh, eh. No, però io ho una Ilaria Venanzoni sotto forma di sole, la, il, il capello, il capello. ho anche il capello giusto no, e, lo Stato sono io dicevo tramite questa, noi abbiamo una legge che si chiama Legge 190 del 2014 che consente una programmazione straordinaria, cosiddetta, cioè sono importi eh, un po' più elevati rispetto a quelli che diciamo possiamo ricevere tramite la programmazione ordinaria annuale. Quindi, noi nel caso specifico abbiamo ricevuto questi 320 mila euro, come dicevamo, che sono appunto destinati all'ampliamento della fruizione, perché ovviamente uno degli obiettivi del nostro Ministero è quello di aprire la fruizione pubblica. E naturalmente ecco eh, questo perché nasce un po' anche dall'osservazione del fatto che la Guastuglia adesso in parte è già fruita perché ci sono già dei mosaici aperti eh, però naturalmente appunto siccome è tutto un quartiere come giustamente ricordavi dic direi, diciamo tra virgolette residenziale eh sì. quindi c'è una parte in realtà che è una parte monumentale dove l'università di Perugia ha individuato un, i resti di un tempio, una strada eccetera eccetera però c'è una parte residenziale in parte già visibile che vorremmo appunto ampliare e rendere più Appetibile insomma e anzi approfitto per fare visto che eh, la collega Turchetti ha pubblicizzato l'impugnato dei volumi visto che stiamo pubblicizzando Narnia pubblicizzo oh, anche io. Harry. Il teatro romano e l'area archeologica della Guastuglia sono aperti dal mercoledì alla domenica dalle otto e mezzo alle 19:30 e trenta. Ma Ottimo. noi queste trasmissioni le facciamo per questo oh, eh, a 18 gente anni, deve girare a vedere queste cose dai eh. 0 ai 18 anni gratuito, sopra i 18 anni fino ai 25 ridotto 2 euro, al di sopra 3 euro l'ingresso intero, i primi che arrivano gli regalano una batteria dei pentoli, non è vero. <ride> <ride> però dire che 3 euro ne vale la pena? 3 euro è forse regalato. è anche poco. Eh, però è poco perché naturalmente nei siti appunto statali o comunque pubblici, secondo me in generale, naturalmente lo scopo non è quello eh, di far cassa, insomma, primariamente, ma è quello di appunto far fruire eh, i siti naturalmente, insomma. E vengono le persone? Ma allora Io in tre anni e mezzo che sono qua, è elevato insomma il 2000, la fascia, diciamo da metà 2020 a metà 2021, in cui e siamo stati chiusi, quindi evidentemente insomma, non potevamo fare grandi numeri. E veramente ho visto una tendenza sempre in crescita. Due anni fa abbiamo chiuso a più di 4, circa 4.500 ingressi. L'anno scorso abbiamo superato i 6.000, 6.100 qualcosa, quindi io mh, spero insomma, di incrementare, incrementare ulteriormente. E allora con eh, Laura Sherry che è una super in. Questo caso perché, eh, come dire, è una bat un battitrice libera, quindi anche se a me la pubblicità culturale posso dire che mi piace, Beh. insomma, dire, <ride> la si fa per delle cose decisamente meno nobili. Eh, facciamo una riflessione, no? Narni sotterranee, l'ipogeo dei volumi, il teatro romano, ma potremmo dire tanti eh, siti archeologici, archeologici e eh, medievali riscoperti. Oggi io noto in realtà che interesse c'è, c'è forse una rinnovata eh, volontà da parte anche degli italiani e non solo degli stranieri di riscoprire eh, quello che siamo. Eh, bisogna ancora un po' fare il salto di qualità, molte volte a me capita di trovare parti chiuse, musei con stanze chiuse, eh, personale non presente, zone eh, non visitabili. Eh, cosa ci manca, noi italiani, per fare davvero della nostra cultura, della nostra storia il tesoro da... Da, da, da esportare perché insomma, siamo uno dei paesi più visitati al mondo. Ma non il più visitato al mondo che mi sembra di aver visto, se non erro, sia la Germania o una cosa del genere. La, Fra la Francia. Cosa abbiamo, cosa ci manca? Bah, certo. Se riuscissi a dare una risposta a questa domanda, <ride> <ride> sarei ministro della cultura. No, Proviamo so, a, a rubare il posto a San Giuliano. Io direi che, dal punto di vista dei beni culturali, non ci manca niente. Anzi, forse ne abbiamo anche troppi rispetto, tanti rispetto ad altri paesi magari in Europa no, però comunque in generale abbiamo un patrimonio culturale veramente enorme, quindi anche la gestione di questo patrimonio non è sicuramente semplice perché ovviamente per tenere aperti e Tutto. per mantenere determinati beni ovviamente servono tante risorse, quindi non sempre è facile ottenerle. Uh, sicuramente ci mh, servirebbe molto più personale, io penso, per riuscire a gestire e tenere aperte le tantissime aree che invece si può vivere d'arte in Italia. Sicuramente in Italia sì. Io sono sicurissima di questa, di questa cosa, si può vivere di beni culturali, di patrimonio culturale, ovviamente ci vuole l'intenzione per, per farlo. Eh, la difficoltà è che oh, sicuramente almeno io la penso così per poter vivere di arte e di beni culturali è necessario fare degli investimenti che hanno un riscontro a lungo termine quindi non si investe ora e non si guadagna domani bisogna investire ora e eh, con eh, diciamo, tanti progetti e piccoli passi poi sicuramente a lungo andare si vedono i risultati però io sono certa che questo paese potrebbe vivere tranquillamente del proprio patrimonio Dottore culturale Dottor Ristoia Lanzoni è così? Sì, eh, io faccio anche un po' d'autocritica essendo poi appunto personale ministeriale perché secondo me questa cosa che dicevi tu che è verissima, cioè spazi ogni tanto chiusi, eh, didascalie poco leggibili che magari può essere che troviate anche da noi ancora, perché in parte le abbiamo rifatte, però ancora non è completo questo processo. Eh, il mea culpa va fatto anche un po' da noi archeologi, quantomeno da una, forse da una generazione di archeologi che ha visto l'archeologia un po' come una sorta di sacrario a, mh, a propria esclusiva funzione. Diciamo. Esatto, cioè un po' eh, come dire, esclusiva, eh, levando un po' alla gente, eh, tra virgolette, alla gente, insomma alle persone, ai cittadini, il gusto di... Mh, poter scoprire l'archeologia. Ecco, anche perché Quindi, ho fatto un po' un magari io anche. mi metto davanti al giudizio universale di Michelangelo, non lo capisco, però mh, lo ve, vedo Quanto tutto, meno, no? Sì, sì, sì. Cioè ne, ne ho una, adesso ho preso la cosa più evidente, più eclatante, no, ma no, è no, no. benissimo un quadro. Mi metto davanti a un sito archeologico, fosse anche Pompei, che magari è quella o Ercolano, che sono quelle, come dire, più leggibili, e un po' ci devo mettere di creatività, cioè un po' ci devo mettere di immaginazione quindi è più difficile fruirla per chi non ha gli strumenti quindi come dire a voi il compito di, di darci quella creatività sicuramente secondo me l'errore che è stato commesso in passato è stato questo cioè noi per fare questo lavoro siamo come dire personale iperspecializzato, iper specializzato no? perché siamo laureati poi abbiamo certo. fatto dottorati, scuole specializzate esatto Naturalmente non possiamo partire dal presupposto che chi ci sta davanti, il visitatore medio, possa aver fatto lo stesso percorso. Non posso, che non, alcuni magari sì, però la maggioranza non ha fatto lo stesso percorso. Ci sta che non sa la differenza tra un teatro e un anfiteatro. Quindi bisogna mettersi nell'ottica di dire, questo, cioè il sapere che magari è complesso, però va reso, senza banalizzarlo, ma va reso semplice. e e accessibili a tutti e a quel punto succederà quello che diceva la collega Turchetti cioè a quel punto la gente spontaneamente si innamora io questo è un processo che vedo molto facilmente anche con le scolaresche ma anche con le persone adulte perché poi quando viene spiegato viene in qualche modo reso semplice da capire allora vedi le persone che si interessano e, e veramente si innamorano fa della la, cosa qual, che fa gli la spieghi. differenza sì. io volevo arrivare a Roberto perché su questa come dire, capacità di chi eh, fa fruire i luoghi, di coinvolgere il visitatore. Eh, Narni Sotterranea ci ha fatto una scommessa, nel senso che le, il quid in più, eh, per non essere la cappella Sistina, insomma, <ride> lo fa chi racconta Narni Sotterranea, è così? Sì, ehm... E per me potrebbe essere anche facile raccontare perché l'ho vista nascere e l'abbiamo diciamo, fatta crescere insieme ad altri. Mm, è stato difficile, ma non troppo, invece contagiare delle nuove generazioni che sono coloro che poi raccontano la storia, come diceva la, la dottoressa, in maniera semplice, ma lo devi raccontare anche con l'enfasi della persona che ce l'ha dentro la passione. E quindi ti posso dire, un, un ingegnere biomedico che, che ti racconta la storia dell'archeologia, perché l'ha assimilata e la racconta ad altri con la passione che tu no, hai, hai toccato eh, con toccato. mano, eh, vuol dire che hai raggiunto già uno scopo. Lo scopo è quello di contagiare le nuove generazioni, che sono un po' restie a, ad ascoltare determinati eh, racconti, determinati messaggi. E quindi benissimo che la superintendenza, eh, ma questo lo so che già sono anni che lo sta facendo, apra eh, ad, una, ad una concezione diversa dei de, de resti archeologici. Cioè non sì, più... Mi piace l'idea che lì ci sia un cantiere di restauro visitato. Brava, perfetto, e deve essere così anche da noi, stiamo facendo questi restauri, sono visibili. Il turista di Vene la fine settimana può vedere quello, le, 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 gli avanzamenti. Questo ti, fa, ti rende partecipe, ti fa capire che comunque sei, non sei più uno, uno spettatore ma sei protagonista di una storia e quindi trasformare il turista in un protagonista di una storia che è lontana ma che comunque ti appartiene perché sei anche tu parte di quella storia e allora raggiungi l'obiettivo. Assolutamente sì. L'avremo raggiunto noi l'obiettivo di far innamorare qualcuno dei nostri telespettatori a questi siti? Io spero di sì, io sono un ottimista, spero che da domani telefonino tutti al Teatro Romano per andare a visitarlo, o a Narni Sotterranea o all'Ipogeo dei Volumni. In fondo eh, credo che eh, più si conosca, più si riesce a sapere chi siamo stati, più riusciamo a costruire quello che vogliamo essere, altrimenti davvero manchiamo di identità. Grazie a Roberto grazie a Nani per, Nini per essere stato con noi, grazie a Dilaria Venanzoni, grazie a Laura grazie. Cerri, grazie soprattutto a voi che avete fatto un viaggio lungo per essere qui con noi. Abbiamo già salutato la dottoressa Mariangela Turchetti e Ludovica Cacciamani all'Ipogio De Volumni. Ci fermiamo qui e ovviamente torniamo mercoledì prossimo. A voi, buonanotte.